Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi voglio portare in un luogo che conoscete bene perché ci siamo stati insieme anche recentemente, Campo Imperatore. Ma perché? Perché in questi giorni c'è la concomitanza del Giro d'Italia che è partito dalla Costa dei Trabocchi. Ma proprio all'inizio di maggio c'è un evento molto particolare che riguarda Campo Imperatore e che è la fioritura. Quindi ho pensato di anticipare di qualche giorno l'arrivo del Giro d'Italia e andare a vedere in che condizioni era questa straordinaria piana di Campo Imperatore. Campo Imperatore mi accoglie con una luce molto morbida e come si può vedere sullo specchio d'acqua del lago Pietranzoni si riflette la punta del Corno Grande e dall'interno di queste acque ci sono anche alcuni amici che passano per un saluto. Ho deciso di portare tre lenti con me, il 24-70 G Master Sony, che è una lente che io amo particolarmente perché ha uno sfocato molto morbido e ha una distanza di messa a fuoco molto limitata, e questo aiuta quando bisogna fotografare dei soggetti in modo molto ravvicinato. Poi ho messo in borsa anche questi tubi di prolunga della Neewer da utilizzare sia con il 24-70 G Master che con il 70-180 Tamron, che mi può dare la possibilità di stringere ulteriormente sui fiori da fotografare, isolandoli meglio rispetto al contesto generale. Un'altra lente che ho deciso di portare con me è il 50-1.8 Helios. Una lente molto economica, decisamente imperfetta, ma queste sue imperfezioni, unite a uno sfocato molto morbido e particolare, la rendono divertente da utilizzare con soggetti di questo tipo. Nei primi giorni di maggio e per tutto il mese, Campo Imperatore diventa una vera e propria tavolozza di colori. I fiori più fotografati, più scenografici, anche per la posizione con vista sul Corno Grande, sono i crochi, una fioritura effimera che dura pochissimi giorni, ma estremamente, estremamente scenografica. Poi ci sono anche la gagea, un fiore giallo che sicuramente avete visto nel mio timelapse sull'Abruzzo, Two Fold Nature. E poi c'è un fiore che io amo particolarmente, che è la Scilla bifolia, che ogni anno che vado in questo posto, soprattutto 2 anni fa e quest'anno, mi ha dato la possibilità di ottenere gli scatti che io preferisco. Quella che io prediligo non è una fotografia documentativa, per questo per me è importante arrivare sul posto quando la luce è morbida, è migliore e ci dà la possibilità di ottenere dei risultati che possano essere più creativi e quindi più vicini al mio gusto personale. Abbiamo già visto alcune immagini durante il corso della puntata, ma voglio lasciarvi a un piccolo slideshow delle foto migliori scattate domenica 5 maggio. Se avete delle curiosità riguardo alla parte tecnica, se avete delle domande, lasciatele nei commenti e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie.